Frontiers Edge, secondo contenuto scaricabile a pagamento dedicato a Titanfall, offre tre mappe al prezzo di circa 10 euro e giunge in concomitanza di un nuovo aggiornamento gratuito condito di spunti interessanti. Quest'ultimo introduce il mercato nero, che permette di acquistare pacchetti di bear card in cambio di una speciale valuta di gioco e rivendere quelle in eccesso. L'unico altro modo per il momento di spendere il denaro virtuale saranno un discreto quantitativo di nuove insegne per i titani. Insieme a queste aggiunte arrivano anche le sfide giornaliere e una serie di fix. Tra questi dovrebbero esserci anche dei presunti miglioramenti al framerate, ma durante le nostre prove su Xbox One, Frontiers Edge non si è comportato particolarmente bene sotto questo profilo. Per quanto riguarda le mappe, si comincia con Scavi, ricca di spunti interessanti dal punto di vista strategico e ambientata, come il nome suggerisce, in un sito di estrazione mineraria, che dovrebbe in qualche modo ricondursi alla debole trama. Il design potrebbe non apparire particolarmente ispirato, ed effettivamente i déjà vu non mancano, ma tatticamente i percorsi funzionano, sia quando si combatte a piedi, sia a bordo dei titani. Rimane la migliore mappa per la modalità Last Titan Standing, e in generale una delle offerte più interessanti del pacchetto, grazie all'alternanza tra i tunnel sotterranei e i pochi edifici offerti, i quali generano un piacevole saliscendi. Oasi, ambientata in una sorta di resort vacanziero, risulta la mappa più fuori contesto dal punto di vista stilistico, e certo non offre un colpo d'occhio particolarmente originale. Non si può però dire che dal punto di vista strategico le cose non funzionino, soprattutto considerati i molti punti rialzati da cui si possono tenere sotto tiro le ampie aree sottostanti. Si chiude con Export, ambientata in riva al mare, all'interno di un'installazione dedita all'estrazione e alla spedizione di minerali. L'immensa ruota meccanica sullo sfondo attira lo sguardo, ma è lì solo per motivi estetici, mentre i combattimenti si sviluppano tra le varie strutture. I percorsi tattici sono indubbiamente validi, ma nel complesso non si tratta di un'ambientazione che ricorderete con particolare affetto. Non ha nulla di fondamentalmente sbagliato, ma le manca la capacità di colpire con dettagli davvero interessanti. Al di là dell'aggiornamento gratuito, disponibile anche per coloro che decideranno di non acquistare le mappe a pagamento, Frontiers Edge non rappresenta un particolare valore aggiunto a Titanfall, se non in termini di pura quantità e varietà. Tra alti e bassi, nessuna delle tre mappe riesce davvero a distinguersi rispetto all'offerta di base del gioco. Se avete in mente di investire qualcosa sulle espansioni dello sparatutto Respawn, il consiglio è quello di dirottare la spesa sul precedente Expedition, che presentava una qualità mediamente più alta, oppure di aspettare qualche tempo per l'arrivo di un'immancabile offerta sul Season Pass.